Concludiamo questa puntata dalla splendida cornice della settecentesca villa Razzollini a Loredan, adeggiata ai piedi delle colline di Asolo, nella gioiosa marca trivigiana per Superbe 2009. La rassegna gastronomica che rende omaggio all'asparago bianco di Cima Dolmo IGP e che è nata 22 anni fa da un'idea di Anibale Toffolo. Bisogna tornare alla stagionalità e al prodotto della propria terra. Perché tanti magari eh, producono qui e lo vendono a 2.000 km o 5.000 km di distanza, per poi noi consumare invece quelli che ci arrivano altrettanto da 2.000 km a 5.000 km, con costi aggiuntivi e quindi tutto costa di più. Tutto... Mentre invece bisognerebbe cominciare a capire eh, che il prodotto va consumato prima sul territorio e poi quello che rimane va fatto circolare sugli, eh, sulle. Eh, territori circostanti e anche su paesi diversi da quelli dove noi siamo abituati a vivere. Sedersi ad una tavola, ad una buona tavola, è un modo per riscoprire la nostra cultura, la nostra identità. Cultura significa capire che eh, anche l'identità alimentare definisce l'identità di una comunità. Ce lo avevano spiegato Bepi Mazzotti e Beppo Maffioli ancora 50 anni fa e oggi lo stiamo riscoprendo perché la marca trevigiana è diventata una parte dell'area metropolitana Veneta e negli ultimi anni abbiamo imparato anche noi purtroppo il ritmo del fast food e quindi abbiamo perso l'abitudine di stare a tavola, di parlare con le persone, abbiamo perso i saperi, i sapori della nostra tradizione. Pertanto diventa significativo per un ente pubblico sostenere le iniziative di ristoratori come i, i ristoratori di superbe piuttosto che di coco radicchio e di coco fungo perché in qualche modo portano avanti un'azione di resistenza alla deriva dei sapori e dei saperi a tavola. E sulle note del concerto di musica da camera che ha intrattenuto i commensali vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana sempre con il meglio dal nostro nord est.